Ok, ci siamo. Sì, ci siamo. E si ritorna su. Io non mi ricordo, qualcosa simulator. clothing, che, insomma, se si pronuncia così. Store simulator. Perché? Perché. A parte adesso che vi faccio vedere un po' di modifiche che ho fatto, come potete ben notare sono a livello 23, così a casissimo, ma perché ci sono stati degli aggiornamenti che io sinceramente ho letto, non ho capito. Stranamente sembra anche più grande il negozio. I bug che non credo che vi siano mai successi in realtà. Però comunque hanno fatto un po' di modifiche. Vorrei capire quali sono in realtà. Perché l'ho letto più di una volta, ma non ho capito. Boh, comunque, questo è il mio negozio che abbiamo ingrandito. Questi sono i nuovi articoli. Qua ci sono le tute, vale, i manichini, manichini. Sono arrivate le scarpe finalmente, cosa molto utile, cioè almeno le scarpe, non dico chissà che cosa. E abbiamo due commessi, due cassieri in realtà. Bella, sono schietta. Abbiamo spostato il computer di qua, il magazzino è un attimo cresciuto. E ho scoperto che il numero massimo di oggetti che può entrare in una scatola è 40. Scoperto così a casissimo. Quindi adesso il negozio è ok, ma mi sa che bisogna fare rifornimento. Però a livello 23 non ricordo, era il livello. Ah, intanto dobbiamo pagare le fatture qua, perché è importante. Poi, prossimo dipendente lo si sblocca a livello 30 e me lo dà questo. Me lo segna solo perché ho messo un'altra cassa. Perché fino a ieri c'era questa cassa e questa qui. E basta, e quindi me ne dava soltanto due. Ho detto però strano che possono essere solo due cassieri. Ho messo questa e mi è apparsa questa trascritta, questa qui, che ancora non è attivo perché appunto devo arrivare a livello 30. Questi sono le varie cose per aumentare la grandezza del negozio, ma per adesso direi che livello 3 va benissimo così. Che in realtà il livello 3 l'ho sbloccato solo ed esclusivamente per poter mettere questa cassa qui. Infatti ho messo questo, ho spostato sto manichino, ho messo una pianta giusto per fare decorazione. Perché per il resto va benissimo. Non riesco a capire. Forse hanno modificato questi qua. Mi pare che erano così alti, ma sinceramente non ne sono sicurissimo. Comunque, è questa cosa che ancora non ho capito cosa sia, ma vabbè, dettagli e quindi dobbiamo riempire un po' il magazzino. Diciamo che scoprendo che il massimo è 40, mi tengo più o meno su una ventina di capi, più o meno, in modo tale da non restare proprio a secco durante la giornata lavorativa. L'unico problema vero sono le scarpe, perché a parte che occupano un sacco di spazio, perché questo è l'espositore per le scarpe, ce ne vanno soltanto 6. Infatti ne ho dovuto aggiungere una cifra incredibile perché sennò non riuscivo a starci dietro. E anche così non riesco a starci dietro perché sono comunque poche. Infatti ho fatto questo trick carinissimo spostando questi e mettendo questa pianta al centro che fa decorazione. Però questi sono quelli che mi creano più problemi. In realtà ce ne vorrebbero molto di più. Probabilmente 4 stand per tipo potrebbero bastare, ma non ne sono sicurissima.
Sicurissima, considerando che quello base, vabbè, non questi, neanche questi, però lo stand base, questo qua ne tiene 10. Cioè, vabbè, ne puoi mettere quanto vuoi, questo è tutto uno stand e su ogni spazio se ne possono mettere 5, quindi uno di questi ne andrebbero 15. Però diciamo che uno di un tipo solo, tipo questo qua appunto, ne vanno 10. Questo forse già sono 15, mi pare una roba del genere. Questi già sono 20, questi forse 13 sono, non mi ricordo, una cosa del genere. Però questi sono davvero, cioè bisognerebbe fare tipo uno spazio solo ed esclusivamente dedicato per le scarpe. E sono solo 4 tipi, io non so se ce ne saranno degli altri dopo. E questi sono i due modelli che ho fatto io. Ho fatto solo due modelli, due maglie maschili perché sono quelle dove ce n'è poche in realtà. Cioè, ci sono più cose femminili che maschili. Quindi ho fatto questa qua con i teschi, che in realtà è una stampa già impostata. E questa con scritto Game Over perché era troppo forte. Allora, dai, adesso. Passiamo alle cose serie. Dobbiamo riempire qua questi scaffali. Allora, quindi dobbiamo prendere questi due tipi di leggings, quindi che è la parte più tediosa, come sappiamo già anche di altri giochi simili, tipo Supermarket Simulator. Anche questa era la parte, e riempire il magazzino era la parte un po' noiosa, ecco, però bisogna farlo perché sennò finisce qua, lì è vuoto, i clienti si arrabbiano e ti fanno abbassare il livello e non va bene. Allora, maglia, pantaloni, gonne e top. Allora, maglia, pantaloni, top e gonna. Natale rosa. Natale. Sta giù, vero? Va quello di Natale. Allora, le due celesti, i pantaloncini. Allora, uno, due, tre. È il vestito. È molto, un po', cioè, scollo un po' troppo esagerato, però, anzi, lo spacco più che lo scollo, però è bello. Allora, invece nelle scarpe, quando si ordinano, non sono 10 pezzi, ma sono 8. Quindi, a parte che io ora che ci penso avevo ordinato un altro di questo e non so che cacchio di fine ha fatto, me l'avranno rubato probabilmente, quindi lo metto adesso perché sennò mi dimentico. Durudurudu, mobilia, e avevo messo questo qui. Questo qua. Queste vabbè sono le cose che si sono aggiunte. Piante, mezzi manichini, altri tipi di camerini, specchi, questo è quello per le scarpe, questo è quello per i cappelli che ancora non ho sbloccato, quindi non so neanche dove sono. Queste sono le marche, il prossimo si sbloccherà a livello 25, spero di arrivarci stasera, non lo so, ma è difficile. E questi sono i design che ho fatto io. Adesso in realtà ne potrei sbloccare altri due, ma diciamo che stiamo bene così. Si sta bene così. Quindi abbiamo detto le scarpe. Allora, prenderei c'è cioè un paio, una confezione di questi. Giusto, erano maschili in ginnastica. Due da quelli da donna, che sono questi qua. Uno, due, non è vero. Che si possono fare massimo 15, si possono mettere massimo 15 oggetti. Uno di questi, no, aspetta, due di questi, due stivali da uomo e uno da donna. Quindi uno da donna e due da uomo. Perfetto.
direi che è più così. Ovviamente, non so se l'ho detto anche l'altra volta, anche qua si fanno pagare le spese di trasporto in base a quanti oggetti si prendono. E qui puoi delle scarpe ne puoi spostare soltanto 4, ma ho scoperto di recente che anche solo un indumento lo puoi portare, quindi per ottimizzare io faccio così, ne prendo uno e poi prendo tutti gli altri 4. Mi fa forse un giro in meno in realtà. No, due giri in meno. Per i vestiti. Vabbè, a seconda anche di quante scarpe uno si... Gli scappi si è preso. Allora, quindi dovrebbero mettere qualcuno che porta dentro le cose nel magazzino, come ricordiamo Supermarket Simulator, c'erano i tizi fuori che ti portavano i prodotti all'interno del magazzino. Invece qua ci sono solo i cassieri e basta. Ma per adesso, considerando che questo è un early access tra le altre, che non mi ricordo se l'avevo detto l'altra volta, neanche pensato, non lo so sinceramente, però questo è un accesso anticipato, quindi infatti non ci sono molti vestiti ancora. Riguardando i trailer, anche gli screenshot che ci sono su Steam, parecchie cose che si vedono non ci sono ancora, quindi spero che metteranno al più presto, perché sinceramente per me per adesso la cosa che mi manda avanti per giocare questo titolo è il fatto di sbloccare gli articoli nuovi, considerando che il prossimo è il 25, io sono al 23 e già dal livello 20 più o meno inizia a diventare tutto un po' più lento. Insomma, diventa... diventa tutto un po' più lungo. E diciamo che per adesso la cosa che mi fa andare avanti a giocare a questo gioco è proprio il fatto che voglio vedere cosa c'è dopo a livello di vestiti. Ah, una cosa che vi voglio far vedere è che c'è la pubblicità. Ho cambiato il nome anche al negozio, l'ho chiamato Graffiti Shop, perché ho fatto le maglie per i cassieri e l'ho chiamato Graffiti Staff. È troppo carino. Questo l'ho fatto dopo e non mi ricordavo come avevo fatto il primo, quindi vabbè, questo è uscito un po' diverso. Infatti non si può modificare, cioè questa cosa, almeno io non l'ho capita, poi magari mi sono persa dei dettagli. Entra. Quindi abbiamo la pubblicità, in teoria dovrebbe portare più gente, ma non lo so se effettivamente così. Non ho mai guardato i numeri dei clienti che vengono in negozio, sinceramente. Magari questa è la volta buona che vediamo quanti clienti ci sono. Allora, a perdere un sacco di tempo questa cosa ogni volta è abbastanza noiosa, però vabbè, si fa. Di là ha preso tutto, sì. Nice. Di più. Ah. Poi
Poi ancora non ho capito se effettivamente alcuni prodotti ne puoi portare più di 10, magari perché sono più piccoli, più leggeri, non lo so, non l'ho capito ancora sta cosa. Potrebbero inserire tipo qualcosa, un carrellino, trasportare anche solo l'intero contenitore. Renderebbe tutto molto più veloce. No, è questo. Sbagliato. Dai, abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. Questo stava qua, questo qua. Ecco qua. Ok, allora fammi ricontrollare se le fatture le ho pagate. Ok. Ma si è abbassato il volume? Ah no, sto male io. Possiamo aprire il negozio. Che poi tra le altre 58.000 soldi, mica male. Qualcosa è troppo caro, non so quale. Cosa intendo? Sapremo mai. Cosa bella è che quando ho sbloccato quest'altra parte mi ha aperto questa porta qui. Carino. Arrivo. Io dico, con due casse devi venire proprio a quella dove non c'è un cassiere. Allora, ok. Iniziamo a prendere gli stivali da uomo. Anche solo tre vanno bene. Stivali da donna. Arriverà un punto che non capirò più niente e mischierò tutto quanto, perché è già successo più di una volta. lo dico solo per quello. Qua tutto ok. Qua ancora tutto ok. Il fatto è che più oggetti ci sono, cioè, dico sempre oggetti, più prodotti ci sono e più è difficile vedere cosa manca, cosa non manca, quali mancano, eccetera, eccetera. Qua, ok. E poi stranamente prendono di più quelli maschili. Boh. Eppure non mi sembra ci siano tanti maschi, però boh. I don't know. Che aveva scritto qualcosa? Questo? Le sfere, uomo, scarpa, ginnastica, troppo cari. Non ci sono, aspetta un po'. Sì, vabbè, signora, però lei ne prende 30.000 e ti credo che poi non ci sono per gli altri, ma mi scusi. Erano questi? Non mi ricordo. Susni? No, erano quelli fatti. Inizia il panico. Panico, paura. Ok. Quelli di Natale devo mettere. Natale. Ecco. Ah, te lo seleziona. Ok, questa è la cosa che hanno aggiunto. Forse. Credo. Non lo so. I celesti. E l'altra volta pure, non guardando quelli, anche me li sono. Ma come? Ne ho preso uno in più? Ok, forse questo riguarda agli aggiornamenti di adesso. Che
e ti seleziona in giallo dove devi andare a mettere le cose. Allora, scarpe e ginnastica da uomo. Madonna, aspetta. Signora, aspetta, signora. Pure gli stivali. I leggings. Forse ho preso un po' troppi. Quasi. Ah, questo qua. Ok. Gli stivali da uomo. Questi. È odioso che... No, ho sbagliato, vedi, vedi. È odioso comunque che ne puoi portare al massimo 4. Cioè... no, proprio no. Allora, top rosse e pantaloni. Allora, top rosse e pantaloni. Così, più o meno, occhio. Guarda, sì, e ti seleziona, è vero, è vero. Beh, buona come cosa, devo dire la verità. Vabbè, io... Mamma mia, i vestiti! Io poi per dire non ho un negozio molto grande, quindi diciamo che ancora riesco a più o meno gestire le varie cose con molta difficoltà, ma se è un negozio molto grande, troppo caro questo qua. No, magari chi ha sbloccato tutto quanto... non è semplice. Ok, ci sono due in coda qui, la signora sta andando via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo purtroppo si era finito, andata male, però per il resto andata relativamente bene. Abbiamo fatto il livello 24. Nice, e adesso si riparte con l'altra parte di noiosa, cioè rifornire tutto il negozio. Allora, quindi due top, anche questo è pieno. Jeans. Allora, due top, un jeans e tre maglie. Dai. Maglia, via. Tutto. Incredibile. Allora, due rosse. Allora, due rosse, quattro camicie, due pantaloni. Due rosse, quattro camicie e due pantaloni. Sì, molto comoda sta cosa che te li seleziona, molto molto comoda. Allora, 1, 2, 3, 5 gonne, due vestiti, due camicie. 5 gonne, due vestiti, allora 5 gonne, due vestiti e due camicie, non so che erano. No, ho preso uno in più. No, già, miseria. Questo qua. Ma perché non si sta sentendo più la radio? Ah, appena la musica. Ah, ci sono le track. Ma pensa a te. Mi accorto di... Allora... Quindi eravamo arrivati qui. Quindi due pantaloni, tre maglie, due pantaloni, tre maglie, otto gonne. Non ce la faremo mai. Allora, facciamo le otto gonne intanto. Quindi otto, dovrebbe essere così. Due maglie, no?
No, perché non me le fa prendere? Ah, avevo sbagliato tastino. C'è ancora un'altra. Infatti avevo preso una maglia di più. C'è una gonna. Sbagliato, sbagliato. Allora, qua è giusto, quindi due pantaloni. Allora, due pantaloni. Pantaloni e due leggings, non questi. Pantaloni, in realtà sono shorts, ma vabbè. Ma va bene, va bene. Allora, questo a posto. Allora, quattro special, Madonna, le giacche. Prendiamo queste 4 e poi prendiamo tutte le altre giacche possibili immaginabili, 2, quindi ne servono 3. Ah, ok, guarda che mi buttano in giro le cose, mamma mia che fastidio. Perché qua ne manca uno. 5, quindi 6 di queste. Ho perso il conto. Sono 2, 5. No, 6. Ok, una qui e l'altra qua. Allora, 5 Natale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, 5, 5 facciamo. E tutte le altre queste. Sono ottima sta cosa. Ok, 3 tute e 4 celesti. Allora, 3 tute. Ne mancano un bel po', allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tute, Madonna, e vestiti, tanto 7 tute, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, credo. Tutte? Ok, perfetto. Quindi 5 vestiti. Che cosa c'è? No, non ho guardato nei camerini. È vero che guarda. Questa è la prima cosa che di solito si fa. Soltanto che io ho dimenticato di farla. Molto semplice. Guarda qua. Allora, questo va qui. Questo va di qua. Ah, penso te. Allora, questa camicia mi sembra che serve. Allora, abbiamo detto 5 vestiti e 4 camicie. Poi sono troppo belle quelle camicie. Bellissime. Molto belle. Poi 6 con rosso e una rosa. Associazione poi incredibile. 2, 3, 6 e 1 con rosso. Allora, quindi questa qui e questa qua. Ok, perfetto. Una parte è stata fatta. Non è vero, mancano le scarpe ancora. Intanto me le dimentico purtroppo. Allora, stivali da uomo intanto. Stivali da uomo again. Allora, tre da uomo. Si possono prendere già questi.
Quindi questi qua e questi qua. Allora, 3, 1, 4, ok, tutti questi qui. 1 e 2, benissimo. Stivali da donna, che sono questi qua. Un altro da 3 e poi le scarpe da ginnastica. Quindi così. Scarpe di ginnastica ancora. Ok, un altro. Questo qua. Ok, tutto giusto? Sì, abbiamo finito. Non è vero, c'erano quei. Ah, perché dimentico le cose? Bella domanda. Ok, adesso abbiamo finito. E si spera. Allora, quindi dicevamo, siamo a livello 24 e ancora non si può fare niente perché, come detto, si sblocca a livello 25. Sperando, anche se la vedo molto difficile, di farcela per il prossimo giro. Allora, intanto chiudiamo la giornata. Ah, ok, ti dice anche quanti clienti in più. Ma però non ho capito, più 167 dice 38. In che senso? Questa è la percentuale forse? No, non lo so. 38 clienti mi sembrano un po' pochi, secondo me. 167 mi sembrano un po' troppi. La verità sta nel mezzo, quindi è a metà. Ok, direi. Allora, quindi stesso trick, intanto paghiamo le cose, 1, 2. E di nuovo vediamo cosa prendere. Allora, leggings, shorts e gonna. Dove sono? Dove sono? Me l'avevo aggiunto, non so perché. Pantaloni, camicia e vestito. Allora, dov'era? Pantaloni. Dov'era la camicia bellissima? Camicia e vestito. Sì. È vestito, fammi controllare. Ok, ok, le due tute, la giacca. Aspetta. Allora, le due tute, la giacca, dov'era? Allora, un attimo solo, Ok, scusate. Allora, dove eravamo rimasti? Alla giacca. Ok, quindi di questi, dato che sono 9, io ne prenderei 2. Ci potrebbe stare. Ok, 2 di queste. Basta. Vero, vero. Qua. 1, 2. E poi le scarpe. Yeah! Allora ne prenderei uno di questi due, di questo ne prenderei 2, e poi di questi, quindi una scarpe, ops, una scarpe ginnastica,
quindi 1 e 1, 2, 2 di stivali. Ma non mi riesce mai a star tutto nello stesso... lo stesso viaggio qua. Che fanno? Vengo... no, erano due, no, mi sono perso. Allora, ok, no, ma secondo me non ce la si fa in questa giornata a fare l'altro livello, la vedo difficile. Questo molto arduo. Che poi faccio metà una cosa, metà dell'altra, perché mi dimentico da dove l'ho presa prima. Tutto a caso. Allora. Ok. No, ho preso quello di sotto, mannaggia. Vabbè. Capita. Questo qua. Ok. Questo, vediamo. Questo, c'era altro di lì. No. Andiamo alla musica? Serio? Sì, sì. Aspetta che faccio quest'altra giornata e poi stacco. No, questi. Ricordo se avevo pagato le fatture. Non mi ricordo. Ma appena finisco di qua vedo. Mettiamo un pochettino. Un po' vestiti vanno qui. Quasi finito, quasi. Ok. Ok, finito. Allora, vediamo le fatture. Mai, sì. Non è la traccia 4 che...
a traccia 4 che non funziona. Va bene, apriamos. Ah, poi avevo anche modificato le shopper. Questa adesso mi sono ricordata che praticamente sono qui. L'ho fatta nera con questo modello, perché quest'altro non mi piaceva tantissimo. Ovviamente graffiti, perché è il nome del negozio, ma che ho detto? Allora, scarpe ginnastica uomo. Andiamo a abbassare ste cacchio di scarpe ginnastica, perché mo si stanno lamentando un po' troppi. Allora, scarpe ginnastica uomo. Scarpe da ginnastica donna uomo. Allora, dice 47. Ah, caspita, 47, no, 50. Ma non è che hanno abbassato i prezzi? Luxline uomo maglietta troppo caro. Aspetta un po'. No, forse questo. No. Ma Luxline, cosa qua? Ma è stranissimo, hanno abbassato i prezzi, mi sa. C'è una ragione che si lamentano, sono 10 euro di più, anzi 10 dollari di più. E scarpe! E poi incredibile, dicono che sono care, però cacchio se le comprano comunque. Va bene, va benissimo, nel senso. Quelle da donna! Secondo me con l'aggiornamento hanno cambiato anche qualcosa. Un po' mette i dubbi questa cosa di top. Di top, signora. Ok, di più o meno occhio. Ok. Ok. Oh, per questi non sto abbastanza tranquilla in realtà, perché comprano, però sono sicura che non si finiscono. Queste altre cose sono che un po' più preoccupanti, perché effettivamente sono poche, quindi cioè sono di meno, insomma. Aspetta che no aspetta, maglia donna, devo controllare questa, aspetta un po'. Allora, scorta, sempre Luxline. Ma quale cacchio, eh? Sarà questa? Fanno maglietta? Ma avranno abbassato i prezzi, è impossibile che io abbia messo 55. Impossibile proprio. Ma dai, farò più caso. Niente, ogni tanto si bugga. Le scarpe! Madonna mia, l'ansia per queste scarpe, gli stivali. No vabbè, tocca trovare una soluzione qua, se può andare avanti così. Guarda, ma se le mangiano praticamente, cioè, se le mangiano, com'è possibile? Guarda, ho sbagliato. No, perché poi dicono, ah, non ci sono le cose, invece ci sono, soltanto che, cioè, non ho materialmente il tempo di rifornire gli scaffali e già, spariscono le cose, io non lo so. Allora, andiamo di qua, donna mia. No, di qua. Gli stivali, devo anche andare a controllare anche le altre cose, tra le altre. Guarda, guarda, che poi... Ok, i top, i pantaloni, le maglie, aspetta! Ho di tutto così, preso a caso. No! Ok. Sempre ste cacchio di maglie che si finiscono. Dove sono? Ok.
gonne. Donna, mai avevo visto le gonne così poche. Ho visto qualcosa a terra tra le altre. Ci sono di più. Dicono, non ci sono. No, sono semplicemente buttate per terra. Ma io non lo so. Scusate. C'era un'altra che si stava lamentando che ha detto. No, non lo sapremo mai. Ok, andato? Allora. Rimasti a zero di nuovo. Dai, per pochissimo. Per pochissimo potevamo arrivare al livello 25. Dai, facciamo un altro giorno, dai. Mamma mia, però ci si perde un sacco di tempo. No, no, no. Ok. Chiudiamo qui. È davvero un altro giorno. È troppo lungo. Cioè, ci sono troppi vestiti. La cosa divertente è che io vorrei sbloccarne degli altri. Cioè, questa cosa assurda, però è così. È così. Ok, camerini e sono vuoti. Una volta che mi ricordo, i camerini sono vuoti. Va bene, quindi abbiamo scoperto un aggiornamento che hanno fatto, che ti seleziona effettivamente lo scaffale dove devi mettere l'articolo che hai in mano, quindi molto comoda come cosa. Le altre cose io non l'ho capite. O questa perché buttano le cose in giro, io non lo so. E niente, alla fine questo gioco è uscito da poco, quindi il fatto che lo aggiornino mi fa molto piacere. Spero che non vada a finire come gli altri. Ah, pensavo che era qualcosa per terra. Che non vado a finire come gli altri che si fanno tipo 1, 2, barra 3 aggiornamenti e poi li droppano lì. Perché insomma sarebbe un peccato. Un peccato. E niente, sicuramente farò altre live. Molto probabilmente quando faranno altri aggiornamenti. Nel mezzo non lo so. Sinceramente non lo so. E niente. Spero che questa piccola visione, tra virgolette, di questo update, bug fix che hanno fatto, comunque possa essere utile per qualcuno, ma chi ci sta giocando, chi magari, non lo so, ha intenzione magari di comprarlo questo gioco e si sta facendo un'idea, come è giusto che sia. E niente, grazie mille a tutti quanti, grazie a chi ha lurkato, chi è passato solo per un nanosecondo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima, che come sempre non so quando sarà. Ciao e buonanotte.